Festa di Monti al termine della tappa sul circuito di Frascati ha sollevato ondate di entusiasmo tra tutti gli sportivi laziali. Così quando la carovana sfila attraverso Albano, il capofila del giro è fatto segno ad una commovente manifestazione di simpatia da parte delle migliaia di tifosi che si assiepano ai margini delle strade. Avendo di nuovo indossato la sua maglia tricolore, Fiorenzo Mani sembra libero da un grosso peso e pensa che d'ora in avanti toccherà ad altri il compito di fare da carabiniere a tutti i fuggitivi. Il giro ha dunque assunto un aspetto nuovo e promette sviluppi sempre più interessanti, specialmente adesso che andiamo incontro ad alcune tappe adatte alle grandi battaglie degli assi. Nei prossimi giorni la maglia rosa dovrà difendersi dall'attacco dei suoi rivali e tra questi in particolare ve n'è uno molto temibile, il francese Raphaël Geminiani, caposquadra dei tricolori transalpini che aspetta le salite per giocare la sua carta. L'olandese Matmans, che vediamo attardato da una foratura, non vuole scoprire le sue batterie e lo stesso si può dire di Coppi, che prima o poi dovrà uscire dal suo enigmatico riservo. La tappa non ha avuto il solito ritmo infernale e la cosa è spiegabile pensando allo sforzo che i corridori hanno sostenuto ieri. Ma nel finale scattano Zucconelli, Piazza, Fantini e Favero, ai quali si aggiungono poi Falaschi e Grosso. Così, sei uomini disputano la volata all'Arenaccio ed è Zucconelli a precedere nettamente i compagni di fuga con un picco rabbioso. Un altro giovane ha così trovato la strada del successo.